In questa aula abbiamo sentito tante parole. Io credo che a queste dovrebbero seguire i fatti. E faccio particolar modo riferimento a una fra le tante aree in cui hanno inquinato e hanno attentato alla salute di centinaia di migliaia di cittadini, l'area Caffaro di Brescia. Per cui c'è un'inerzia, una colpevole inerzia da parte del governo che a distanza di decine di anni non ha ancora fatto ciò che avrebbe dovuto fare. E allora io colgo l'occasione di questo provvedimento che voi dite essere di portata epocale, lo vedremo nei fatti, prima di tutto vedremo se sarete in grado di approvarlo e quindi di trasformarlo in legge, ma vorremmo anche che nel frattempo il governo prendesse carico degli impegni che ha solennemente accolto in quest'Aula nel corso dei tanti dibattiti sulle questioni ambientali. Noi vorremmo vedere il governo finalmente all'opera, perché stiamo parlando di un'area che è ben 3 volte superiore a quella, per esempio, di Pioltello, per cui il governo ha già investito qualcosa come 164 milioni di euro, che anche lì non sono sufficienti. Ma badate bene, per Caffaro a Brescia siete arrivati alla miserevole cifra di 9,4 milioni di euro, che non sono neanche sufficienti ad affrontare il problema. Un problema che ha delle proporzioni devastanti per quanto riguarda la salute dei cittadini, perché registriamo un 70% in più dei tumori alla tiroide negli uomini, un 56% in più nelle donne, perché il melanoma si è diffuso con proporzioni devastanti, abbiamo un più 27% per gli uomini, un più 19% per le donne, abbiamo dei rapporti dell'Istituto della Sanità, rapporto Sentieri, che grida l'allarme purtroppo inascoltato, per cui ancora oggi il comune di Brescia è costretto a interdire tutte le aree verdi ai ragazzi, a impedire che vadano a giocare nei parchi nell'intorno della zona di Brescia Sud, perché lì si muore, perché lì si contraggono le malattie, perché dal terreno ancora viene sprigionata la diossina, perché c'è il CPB che è al di fuori di ogni limite consentito, ben 50 volte superiore a quello previsto, perché i bresciani nati e cresciuti lì hanno nei polmoni il doppio delle concentrazioni che vengono registrate altrove, per esempio in Francia, addirittura 10 volte quello che è registrato negli Stati Uniti d'America. E allora il punto fondamentale è che qui stiamo pagando una inerzia dolosa da parte di un governo che viene in aula, che predica interventi, che predica solidarietà, che predica una capacità che poi non ha e non dimostra di avere. Allora noi richiamiamo il governo alle sue responsabilità perché ancora oggi stiamo pagando lo scotto di politiche industriali sbagliate, su questo non c'è assolutamente dubbio. Stiamo pagando lo scotto di mancata vigilanza e anche su questo non c'è altrettanto dubbio. Ma soprattutto i cittadini stanno pagando lo scotto dell'inerzia e della vostra incapacità. E io vorrei tanto sentire il ministro Galletti, che in questo momento non è in aula, su altri casi che sono emblematici, sempre nella provincia di Brescia, ma non solo, perché guardate bene, i siti di interesse nazionale sono 39, di cui la stragrande maggioranza, e non potrebbe essere diversamente, sono al nord, da Porto Marghera alla Laguna di Grado Marano a Trieste. Da Balaghero, Casale Monferrato, Salavalle Scrivia, Pieve Verregone in Piemonte, Sesto San Giovanni, Laghi di Mantova, Broni, abbiamo una lista infinita
di aree in cui è necessario l'intervento, è necessario investire, è necessaria la messa in sicurezza per la tranquillità e per la salute dei cittadini. Ma un altro caso emblematico è quello che abbiamo vissuto a Brescia, dove sono state rinvenute dei depositi di rifiuti speciali che addirittura erano arrivati dall'Australia per essere smaltiti, poi la ditta è fallita, su un sito già altamente inquinato, perché era il sito della Union Carbide, che, citando l'Union Carbide, tutti coloro che sanno di reati ambientali gli si accappona la pelle. Parliamo del più grosso disastro mai registrato al mondo, disastro ambientale. Ora, su quel sito oggi ci sono 23.000 tonnellate di rifiuti speciali con dei solfuri che sono addirittura esposti ad ogni intemperie, perché nessuno, dopo il fallimento della ditta, è stato in grado di intervenire. Allora noi abbiamo fatto non uno, non due, ma almeno 4 interrogazioni al governo, abbiamo reso adotto il governo della situazione, abbiamo interpellato il ministro competente, abbiamo spiegato la situazione e non è stato sufficiente. La risposta è stata: vabbè, ma ci penserà il comune. Un comune di 2.000 abitanti, poveretti, com'è potete pensare che 2.000 abitanti possano farsi carico della messa in sicurezza e della inertizzazione e dello smaltimento di 23.000 tonnellate di rifiuti tossici? Ovviamente non sono in grado, non hanno le risorse. E allora ci avete risposto: ma vabbè, ma ci penserà la Regione Lombardia. Ma sapete benissimo che con i tagli che avete fatto la Regione Lombardia, oltre a non avere le risorse, non ha tutte le competenze e non potrebbe neanche intervenire, se non come ha fatto stanziando il denaro per coprire l'area. Ma i rifiuti rimangono lì, e i rifiuti ogni volta che piove vanno a inquinare il Lago Aglione, vanno a inquinare il Lago Oglio, gettando ovviamente l'allarme anche gli operatori turistici del Lago d'Iseo, che si vedono arrivare questo fiume di veleno che inquina i nostri lago e inquina le nostre rive. Di fronte a questa situazione così complessa, il paradosso è qui. Io mi auguro che questa norma, questa legge, quando sarà finalmente approvato, dia lo strumento al Ministero per poter intervenire. Il paradosso è che la ditta che è fallita ha in sé, nella curatela fallimentare, le risorse sufficienti per la bonifica e la messa in sicurezza. Perché è un fallimento ricco, quelli che vengono definiti fallimenti ricchi, e quindi con tutte le capacità, con tutte le possibilità di poter intervenire, non domani, ma ieri, perché è da tempo che noi sollecitiamo il vostro intervento, è da tempo che noi chiediamo che vi svegliate dalla vostra tremenda inerzia e sonnolenza e interveniate, perché state inquinando un'intera valle e non c'è alcun tipo di responsabilità da parte di un ministro che, oltre a buone intenzioni, poi non predica e soprattutto non attua i comportamenti successivi e conseguenti. Allora, il problema vero è che c'è una difficoltà di intervento, al di là di quelle che sono le aree di interesse nazionale, di cui abbiamo più volte parlato in questa aula, di cui più volte se ne è occupato il governo, e abbiamo visto anche con una certa schizofrenia, perché abbiamo visto interventi importanti e a volte risolutivi, mentre, come nel caso di Brescia, che vi ho sottolineato, sollecitato e col cuore in mano vi chiedo di intervenire, perché c'è in ballo la salute di centinaia di migliaia di cittadini, ci sono anche altre aree per cui non ci sono ancora oggi gli strumenti di intervento, ma soprattutto non ci sono le risorse. E quindi l'appello che io faccio al governo, al di là dello strumento normativo che è importante, che poi vedremo se funzionerà, se darà i frutti sperati, qui è un problema di risorse, e parlo alla sedia vuota del ministro, nella speranza che qualcuno nel governo ci ascolti il grido di tanti cittadini che oggi soffrono, che mettono a repentaglio la loro vita continuando a vivere in siti inquinati. Grazie.